Seconda vittoria consecutiva, la prima al Polisportivo per la Civitanovese che dopo l'exploit di Atessa regola di misura la matricola Isernia. Vittoria firmata dal duo De Vincenzis Spinaci e conquistata al termine di una gara piacevole e ricca di spunti di cronaca. Altri tre punti dunque per questo più che positivo avvio di campionato della Civitanovese, lanciata sempre più verso le alte sfere della classifica con la squadra di Cornacchini che si conferma fra le compagini più in forma di questo inizio di campionato. Civitanovese al via con le defezioni di Martelli squalificato e con Traoré e Rachini infortunati. Isernia invece al gran completo qui al Polisportivo. A dirigere Di Stefano di Brindisi davanti ad un migliaio di spettatori. Questa la cronaca del match. Al quarto Civitanovese subito pericolosa con Mandorino che servito da Bonaventura non inquadrava la porta da pochi passi. Al diciottesimo ancora rossoblu minacciosi, sul filo del fuorigioco scatta De Vincenzis fra i migliori in campo, servizio per la corrente Bonaventura che però sparava alto da buona posizione. Al ventesimo si fanno vivi gli ospiti con Covelli, l'ex Sambe, servito da Ricci che clamorosamente davanti a Irvanak calciava debolmente sciupando una delle più ghiotte occasioni della gara. Al ventiquattresimo si fanno di nuovo minacciosi i molisani con un tiro pericoloso di Petrone ben parato a terra da Irvanak. Al quarantaquattresimo è sfortunata la Civitanovese, tiro di Mandorino la traversa, salva l'Isernia. Si va nella ripresa, i rossoblu partono subito con il piede giusto e all'ottavo sono in vantaggio. Perfetto assist di De Vincenzis, ancora una volta incontenibile sulla fascia, servizio al centro per Spinaci che da due passi sotto misura insaccava per il vantaggio rossoblu. Al tredicesimo è devastante la formazione di casa, in contropiede soprattutto con Bonaventura che sfiorava il raddoppio con l'Isernia che si salvava miracolosamente grazie ad un intervento provvidenziale di Maglione. Al quindicesimo arriva la risposta però degli ospiti che sfioravano il pareggio, è provvidenziale il salvataggio di Fabi Cannella sulla linea dopo un colpo di testa di Digno, il giocatore rossoblu salva porta e risultato. Al ventitreesimo si complicano le cose però per la Civitanovese, costretta a giocare in 10 i restanti minuti per l'espulsione per doppia ammonizione di Bonaventura, ammonito nell'occasione per simulazione. Ma nonostante la superiorità numerica la Civitanovese non soffre, l'unico brivido lo corre al 42esimo con un colpo di testa di Cifani che accarezza il palo alla destra di Irvanak. C'è anche spazio per l'ultimo sussulto, addirittura il rosso-blu. De Vincenzis ancora una volta in posizione regolare scattava tutto solo ma davanti a Marconato sciupava il gol della sicurezza e della tranquillità. Ma nonostante ciò era 1-0 quello che conta alla fine.